Presentato il libro di Ornella Sgro e la coppia fa il totale presso il Consorzio Universitario di Agrigento, inserito nell'ambito delle iniziative Libri in Piazza, organizzato e coordinato dal giornalista Felice Cavallaro per la strada degli scrittori, alla presenza anche del presidente del Consorzio di Agrigento, Antonino Mangiacavallo, che ha visto la presenza degli attori siciliani Ficarra e Picone, di cui tratta appunto l'opera, intervenuti via web, alla presenza anche del primo cittadino Francesco Miccichè, previsti anche altri interventi futuri con personaggi di livello come Aldo Cazzullo e Catena Fiorello. Questo libro è la coppia che fa il totale di Ficarra e Picone, la premiata ditta Risate Assicurate. Abbiamo cominciato un rapporto solido fra Strada degli Scrittori e Consorzio Universitario Empedocle per raggiungere una vasta platea di studenti di architettura, delle materie umanistiche, per capire come approcciarsi a un saggio, come scrivere un giallo, come intervenire in un'analisi nel rapporto fra letteratura e trasposizione cinematografica. Ecco, questo è l'obiettivo che si raggiunge, che vorrebbe raggiungere questa intesa fra Strada degli Scrittori e Consorzio Empedocle. Io spero che questo si riesca a fare, anche grazie alla presenza nelle prossime settimane di grandi autori come Catena Fiorello, Aldo Cazzullo e tanti altri. Nell'ambito del corso di formazione Global 2, che si propone non solo la crescita culturale e lo sviluppo sociale della nostra provincia, ma anche offre la possibilità di nuove opportunità di lavoro ai giovani agrigentini, in maniera particolare a quelli che lo frequentano. Tant'è che si pensa già al rilascio di attestati per delle attività qualificanti come quella di scenico, come quella di sceneggiatore, come quella di addetto luce, di fonico, professioni che non facilmente possono essere maturate nell'ambito della nostra regione. Oggi è stato un evento particolarmente rilevante dal punto di vista letterario, perché abbiamo avuto in collegamento streaming non solo l'autrice del libro che è stato presentato, ma anche i protagonisti del libro, cioè Ficarra e Picone. Sotto il coordinamento del dottore Felice Cavallaro, noto giornalista e direttore della Strada degli Scrittori, si è svolto questo incontro, questa presentazione, che ha messo a disposizione di coloro i quali erano presenti in sala, per la verità in pochi per le norme anticontagio, e dei molti che erano collegati in streaming, la possibilità di acquisire conoscenze sul linguaggio, sulla scrittura, sulla trasposizione nel cinema di quelli che sono i significati letterari. Ed è stato un momento di grande confronto, anche perché molti frequentatori del corso, molti studenti del consorzio hanno avuto la possibilità di formulare delle domande alle quali Ficarra e Picone hanno risposto in maniera precisa, in maniera scrupolosa, in maniera estremamente intelligente, anche se con quel tono ironico che ha caratterizzato il loro impegno professionale. Continueremo con questi impegni di presentazione di libri, ma non solo, per arricchire la proposta culturale e formativa del consorzio universitario, e ci auguriamo che possiamo contribuire anche con queste manifestazioni alla tanto agognata crescita sociale ed economica della nostra provincia.